Gentili telespettatori, buonasera da Today Sport. Prima di parlare, come siamo consueti fare, di calcio, del campionato di eccellenza, è doveroso quanto sentito da parte mia, così come da parte di tutta la redazione, di esternare un sentimento di cordoglio nei confronti della famiglia Cascino. Ieri, domenica 11 febbraio, in tarda serata, è venuta a meno la signora Antonina Santino, mamma del nostro editore Pino Cascino, e dunque tutta la redazione rivolge proprio un sentito sentimento di cordoglio, quindi anche al signor Francesco Cascino, marito della signora Antonina. Ricordandovi inoltre che la cerimonia funebre avrà luogo domani, 13 febbraio, alle ore 11, presso la chiesa di Sant'Anna. Bene, detto questo, iniziamo il nostro programma con ovviamente anticiparvi quello che lo caratterizzerà. Avremo, come sempre, le fasi più salienti del match Pistunina-Caltagirone, che è stato in certo senso lo scontro diretto salvezza della 22ª giornata, ma avremo anche le immagini del prossimo avversario dei biancorossi, ovvero il Camaro che sta attraversando uno straordinario momento di forma. Anche ieri ha vinto in maniera assolutamente netta 3-0 contro il Real Aci. Poi tante interviste, i due tecnici, Raciti del Pistunina, Boncompagni del Caltagirone, così come abbiamo anche intervistato il difensore centrale Francesco Italiano e il centrocampista Lamarana. Di tutto quello che insomma ci darà spunto questo materiale parleremo insieme al nostro gradito ospite che vado a presentare. Un bentornato, lo inquadra la regia, eccolo qua, a Nicola Polessi. Ciao Nicola. Per Buonasera, buonasera. quei pochissimi che non lo conoscessero, si tratta ovviamente del portiere del Caltagirone Calcio. E allora addentriamoci in questa 22ª giornata che è stata caratterizzata da un solo pareggio, quello che hanno in qualche modo ottenuto Pistunina e Caltagirone. Poi tutte vittorie, tutte sconfitte, con la parte alta che veramente poco è cambiata se non nulla. Guardiamo dunque i risultati, eccoli in onda. Vince nettamente la capolista Messina 4-0 allo Zia Lisa contro l'Atletico Catania, 1-0 dell'Avola contro l'Adrano. Il Biancavilla fa 4-1 col Catania San Pio X, 3-0 del Camaro sulla Real Aci. Sconfitta, se volete, inaspettata casalinga per il Rosolini a vincere il Paternò 2-0 il finale, 8-0 del Sant'Agata sul Ragusa. Vince ancora lo Scordia, uno scontro difficile contro i giallo-blu del Giarre, 1-0 il finale, come anticipato 0-0 tra Pistunina e Caltagirone. Alla luce di questi risultati, la classifica sempre saldamente in testa del Città di Messina, adesso a quota 56, Biancavilla a 6 lunghezze 50, Sant'Agata 47, Scordia 45 ed ecco che il Camaro lascia il Giarre fuori dalla zona playoff. Quindi adesso con 43 punti, quindi come detto Giarre 40, a 39 ci sono Paternò e Rosolini, 27 per il Catania San Pio X, 22 Pistunina e quindi zona playout, Caltagirone 18, Avola si avvicina adesso a 16 punti, Real Aci 13, Atletico Catania 12, Adrano 9 insieme al Ragusa. E allora chiamo subito in causa il nostro caro ospite Polessi per dunque meglio focalizzare la zona bassa della classifica. A questo punto è il caso che il Caltagirone, considerato che il Pistonina rimane lì a quattro lunghezze di distanza, che come dire, si guardi tra virgolette le spalle, considerato che l'Avola è a due punti? Beh, quello è normale che si fa sempre, però il nostro obiettivo è il Pistunino, quindi guardiamolo soprattutto il Pistunino, poi è normale che ti devi guardare anche dietro. Ci sono, come dire, due linee di pensiero quando si parla di salvezza, chi dice che ovviamente sarebbe meglio raggiungere la decima posizione, uscire fuori dai playout. C'è chi invece pensa, vabbè, ci sono le condizioni, pur restando in sest'ultima posizione, di avere 10 punti di vantaggio. Non è rischioso pensarlo, Nicola? No, io per quanto mi riguarda spero di arrivare sopra il Pistunino e mettermi al sicuro per evitare appunto questi play-out, diciamo, ecco. Prima che iniziasse la partita, tu hai detto in maniera assolutamente chiara come di fatto i biancorossi hanno avuto questa doppia ghiotta opportunità, no? Di
avvicinarsi molto se non raggiungere il Pistunina. E le due volte si chiamano Rosolini e Biancavilla. Quanto è forte il tuo personale rammarico pensando a queste due partite? È troppo forte. È ancora fresca la cosa, perché abbiamo giocato mercoledì col Biancavilla. Quella è una partita che si doveva vincere, neanche pareggiare. Quindi purtroppo abbiamo commesso degli errori e si sono pagati a caro prezzo. Però si guarda sempre avanti, sperando di non ripetere gli stessi errori. Infatti domenica non l'abbiamo fatti. E se siamo qua a commentare che abbiamo fatto un punticino importantissimo e grazie al fatto che siamo stati molto attenti e dobbiamo essere sempre così. Sicuramente è stata una prestazione positiva che adesso analizzeremo attraverso le fasi più salienti, in bilico risultato, entrambe la potevano vincere, sul finale anche qualcosina in più ha rischiato il Caltagirone, ma il qui presente Polessi è stato assolutamente determinante. Poi vedremo le immagini. Piccola battuta del portiere calatino anche sulla parte alta della classifica, sembrerebbe non lasciar colpi. Il Messina, lo ricordo, è alla sua 12ª vittoria consecutiva, se non è un record poco ci manca. Io non ho ovviamente contezza di quello che è il passato nel campionato di eccellenza, ma certamente 12 vittorie consecutive sono tanta, tantissima roba. E allora la domanda che ti rivolgo riguarda la zona playoff. Biancavilla, Sant'Agata, Scordia, Camaro. Verranno un attimino rimescolate, secondo te, queste posizioni? Allora, verranno rimescolate. Non si, ancora, effettivamente, vedo il Giarri che è a 40. Il Paternò è a 39, quindi ancora secondo me è tutto. E Rosolini è a 39 pure, ci siamo. Sì. Quindi ancora sì, ci può cambiare qualcosa lì per quanto riguarda i playoff. Perché non resterà questa la griglia secondo me? Sono molto vicini, no? Sì. Non lo so, forse magari può rimanere anche così, però sono molto vicini gli altri, vedi il Giarre, il Paternò, quindi ancora fino all'ultimo secondo me può cambiare qualcosa. E allora, qual è secondo te delle 5, anzi delle 4 dietro il Messina, la formazione più in forma in questo momento? Tra Sant'Agata, Biancavilla, Scordia e Camaro. Secondo me il Camaro sta andando alla grande, se non sbaglio. Il Camaro e Sant'Agata stesso è una bella squadra, forse la più forte vista, assieme al Biancavilla visto all'andata. Perché se devo essere sincero, Biancavilla visto al ritorno, devo dire che non mi è piaciuto e dovevamo vincere questa partita, infatti per quello è il rammarico, perché quella è stata un'occasione d'oro e l'abbiamo buttata alle ortiche. Allora, i numeri, e concludiamo qui l'analisi per quanto riguarda la parte alta della classifica, dicono Messina 31 gol fatti, solo 7 subiti, veramente molto molto pochi. Sant'Agata, che è a 9 punti di distanza, ha realizzato 64 gol e ne ha subiti 18. Nicola, ne ha fatti più del doppio del Messina, ma è in terza posizione. Tradotto, che cosa significa? Che è meglio avere una buona difesa che un miglior attacco? No, io penso invece di avere diciamo, entrambe le cose. C'è una cosa più equilibrata come appunto il Messina, perché vincono 1-0 e finiscono 1-0 le partite o 2-0 quello che è. Questo è sorprendente, il fatto che non stanno prendendo gol. Questi vedo che ogni domenica non prendono, non dico mai, ma quasi mai prendono gol. Poi ne fanno uno e riescono a portarla a termine la gara. Quindi questa, diciamo, è una forza che hanno, che gli altri sicuramente non hanno. Vedi, abbiamo visto lo Scordia, grande squadra, alla grande, però dietro rischiano tanto, secondo me. Cioè dietro non sono così compatti, così rischiano, danno sempre occasione agli avversari. Il Sant'Agata, secondo me, ha anche una squadra pure così, che attacca a testa bassa, però rischia tanto. E Messina è quella più equilibrata, infatti è là sopra, sta vincendo il campionato, secondo me è arrivato a questo punto, lo vince, perché sono troppo distante secondo me, anche se sono 6 punti, ma sarà difficile, ecco, perché mancano 8 partite, se non sbaglio ne mancano 8. 8 partite, sì. 8 partite sono poche, diciamo, anche se nel calcio può succedere tutto, giusto? Questo si sa, però secondo me vince Messina, città di Messina.
e chiaramente può solo perderlo, come si dice in questi casi, il campionato, considerato come sta andando, ma ne parleremo poi quando arriveremo proprio in una fase caldissima, in maniera più approfondita, guardando le ultime partite e quant'altro. Insomma, negli ultimi 5 turni è probabile si decideranno in maniera definitiva le sorti per quanto riguarda la promozione diretta. Intanto guardiamo quello che è successo lì al Garden Sport Miri a Messina, tra Pistunina e Caltagirone. Commenteremo poi con il nostro Polessi la partita, ma intanto vediamo le fasi più salienti, quest'oggi montate da Marco Raitano, che guida la regia di Today Sport, per le immagini come sempre di Felice Privitera. E dunque, benvenuti alla visione d'ascolto di questa partita di calcio del campionato di eccellenza, quest'oggi 11 febbraio 2018, 22esima giornata. Di fronte ci sono le formazioni di Pistunina e Caltagirone. Ma veniamo velocemente alle formazioni, partiamo agli ospiti. Caltagirone così disposto: Polessi, Amadou Buttiglieri, Alma Giaratana Ruscicca, Navanzino, Messina, Abdullahi, Lamarana e Floridia. Ecco invece la formazione schierata da mister Ezio Racitti: Vitale, Keita, Caldore, Ardiri, Kiglen, D'Arrigo, Marziale, Di Maggio, Ancione, Grazioso e Gartey. L'arbitro dell'incontro, il signor Enrico Cappai della sezione di Cagliari, assistito da Giuseppe Sirna di quella di Acireale e Giulio Sorace della sezione arbitrale di Catania. Fischietto in bocca, partiti in questo momento. Quanta attenzione alla palla al limite per Ancione. Ancione la dà ancora in aria per l'inserimento di Marziale. Marziale da fondo campo, parte il cross, il tiro al volo, la palla a fondo campo. Azione bella quanto pericolosa del Pistunina, che viene alla fine concretizzata da questo tiro al volo appena dentro l'area di rigore da Di Maggio, lo ricordo, classe 99, che spara molto lontano dalle pali della porta difesa da Polessi. Attenzione al movimento in aria, sale anche capitano Ruscica, parte il traversone a centro aria, la palla che passa, la sfiora Ruscica, la manda a fil di palo sulla destra di Vitale e palla gol dunque ghiottissima a favore del Caltagirone. Tutto questo allo scoccare del 18esimo sugli sviluppi del corner ben battuto da Navanzino, pronta deviazione sotto misura di capitano Ruscica, perché per un non niente non ha trovato la porta. Marziale sopra il pallone, in aria, parte il traversone, la mette al limite D'Arrigo, gran sinistro, violentissimo, ma palla alta sulla porta di Polessi. Certamente è stata ancora un'azione importante questa costruita dal Pistunina. Messina per Navanzino, che viene però fermato, è irregolare l'azione, attenzione, carica il destro Di Maggio, si accartoccia e blocca a terra Polessi. Serve involontariamente un avversario, è Abdullahi che ferma il pallone, cerca di accentrarsi, si porta ai 30 metri, carica il sinistro, si accartoccia e blocca senza difficoltà Vitale. Serie di finte, va a raddoppiare anche Floridia, palla pericolosa in aria per Keita che tira direttamente sul corpo di Polessi, che non si fa sorprendere, blocca con sicurezza. Grazioso va in dribbling, saltato un avversario, porta palla, entra in aria pericolosamente, Grazioso va verso la di fondo, parte il cross, ci mette il ginocchio, la palla pericolosamente lì, spazza l'aria e poi il tiro dalla distanza ancora del solito Di Maggio, che di un non niente non trova la porta e Pistunina vicinissimo al gol. Partiti. Amadou per Navanzino, subito raddoppiato per De Palla, se ne approfitta Amadou che la mette in mezzo, ci arriva Abdullahi ma non riesce a coordinarsi per battere a rete, era una sorta di calcio di rigore aereo per l'attaccante numero 9 del Caltagirone, che non è di fatto riuscito a staccarsi dal terreno, ha cercato quasi di colpirla da fermo e dunque la spedita a fondo campo. Riesce a servire la Marana di prima, ottima la giocata per lo scatto a destra di Alma, Alma arriva sul pallone, parte il controcross sul secondo palo, arriva Messina ma non trova la palla che finisce a fondo campo. Palla gol ghiottissima per il Caltagirone allo scoccare del 18esimo grazie a questa straordinaria giocata di Lamarana, apertura di prima intenzione sulla destra, preciso inserimento di Alma, cross al bacio sul secondo palo ma Messina non ha trovato il pallone. Grazioso ai 25 metri, apertura a destra per lo smarcato Marziale, parte il cross in aria, svirgola l'intervento Alma e poi ancora da fuori aria Grazioso, ma c'è stato il fallo, mette fuori Caldore, la palla riconquistata da Lamarana che carica il destro, la palla è alta. Si tratta di D'Arrigo che parte, la palla passa, ci mette la mano, paratona di Polessi, posizione ancora Di Maggio, il tiro sotto misura e poi Messina toglie le castagne dal fuoco disimpegnando. Ma ha rischiato qui sul piazzato il Caltagirone, ben battuta la punizione da D'Arrigo che ha scavalcato la barriera e ha smanacciato lontano la palla, diciamo così,
dalla porta, l'estremo difensore Polessi, Darigo subito attaccato alla Marana in collaborazione di Giaquinta che si fa male, finisce a terra, attenzione, cartellino, è stato giallo-rosso, mi pare rosso diretto per Darigo, brutto fallo su Alex Giaquinta, espulso dunque il numero 6 Darigo, è esattamente al 37esimo. Col destro a uscire dunque, palla sul primo palo, spizzicata, lanciare pericolosamente, il miracolo di Polessi e Caltagirone che si salva. Attenzione al tiro dalla distanza, ancora Polessi, non è forte, può controllare la traiettoria, ma pistunina vicinissimo al gol. Prodezza tra i pali dell'esperto Polessi. È triplice fischio del signor Cappai. Ribadisco dunque il finale qui dal Garden di Mili in Messina, 0-0 tra Pistunina e Caltagirone, a domenica prossima. E insomma, le immagini parlano assolutamente chiaro, particolarmente determinante, lo è sempre, ma ieri in modo più specifico il qui presente Nicola Polessi, due super parate, ce le vuoi raccontare a tue parole, la prima su punizione che è... immagino tu hai visto proprio all'ultimo istante. Sì, è andata proprio così, anche perché a Scordia avevo preso gol sul mio palo, a Scordia, sul primo gol. Quindi, onde evitare di ripetere un altro gol sul primo palo, ho detto sto fermo fino all'ultimo, anche perché loro sono andati in tanti in barriera. Io ho messo 4 in barriera 5, ma loro hanno aggiunto altri uomini, quindi non vedevo niente. Ho aspettato fino all'ultimo momento, devo dire che sono stato rapido e ho fatto un colpo di reni che mi stupisco anch'io, perché la palla era quasi dentro, Gianni, credimi, e ho fatto una bella parata veramente, a rivederla magari sembra facile, magari non lo so questo, no, se sembra facile, non è assolutamente, però perché... In campo ho avuto la sensazione, ho detto ci arrivo ma entra lo stesso, perché era troppo, era vicino il tiro, capito? Quindi lui ha pensato a farla passare facile, essendo sicuro che io la palla non la vedevo, e invece sono stato così rapido e niente, è andata alla grande, è andata benissimo, e sono contento, perché quando fai queste parate capisci che stai ancora bene e ti stimola ancora a fare meglio. Niente che dire, anche l'altra parata. Infatti, ti volevo chiedere, infatti, probabilmente, fermo restando che tu, insomma, a tue parole hai sottolineato sul piano dell'istinto, della tecnica, ma soprattutto, come dire, la reattività che ancora ti contraddistingue, considerato appunto che la posizione è stata battuta da soli 18 metri e che poi 9 sono quelli che separano la palla dalla barriera. Ci sono 9 metri che la palla, se potessimo misurare in termini temporali, dalla barriera alla porta impiegherà, che non so, una ventina, una trentina di centesimi di secondo, e trovare lo stacco in quel frangente veramente, ecco, ce la ripropone saggiamente Marco Raitano, questa punizione proprio in pochi centesimi, quella reattività non è facile averla per nessuno, però altrettanto difficile, se non più difficile, la seconda di parata, perché tu non la vedi neanche la traiettoria. Adesso magari ce la fa rivedere, cioè vuoi raccontare comunque quest'altro intervento? Allora, c'è stato un angolo contro, se non sbaglio, quindi io andavo verso destra per coprire porta, perché sta palla è stata spizzicata, se non sbaglio, da qualcuno, quindi andavo sulla destra per coprire porta e ad un tratto è sbucata dietro un mio compagno sta palla, che io infatti, se ci fai caso, col piede destro mi sembra che scivolo, e anche lì sono stato rapido, Gianni, credimi, perché mi sto stupendo anch'io, devo allora, dire, è stata difficile questa parata. Approfitto, e l'abbiamo già vista, la velocità normale, adesso la vediamo anche a rallenti, un portiere è tale quando insomma sa fare un po' tutto quello a cui è chiamato il portiere di una squadra di calcio, però come dire ci sono delle cose che si prediligono, le palle alte, le palle basse, a destra, a sinistra, e allora la domanda che ti faccio intanto è: qual è il tuo lato migliore?
non è un'indicazione che bisogna dare agli avversari, però immagino c'è un lato in cui ti senti più reattivo, no? No, non c'è. Per te è la stessa cosa, destra, no, sinistra? Quando ero piccolo l'avevo, ma poi invece quando cresci e ti alleni bene e riesci a colmare questo vuoto, che addirittura non mi ricordo neanche quale lato era. No, non ho un lato che vado meglio o peggio, no? Sì, l'allenamento, perché magari quando sei piccolo vai istintivamente in un certo modo, poi invece capisci avendo allenatori, avendo che deve andare, come vai a destra devi andare a sinistra, quindi vai sempre ad allenarlo, quel passaggio, e vai sicuramente a crescere, quindi appunto a migliorare. Allora ne approfitto, io non so se azzardo, se sbaglio a dire che comunque tu preferisci, come dire, no preferisci, dai il meglio delle tue grandi qualità tra i pali, perché hai appunto, e ne è testimonianza proprio questo doppio intervento di ieri a Messina contro il Pistorina, proprio negli ultimi centesimi, quando la palla arriva proprio all'occhio del portiere nell'ultima frazione di secondo, tu dai il meglio di te stesso. Però se tu dovessi, da, come dire, insegnante quale sei, formatore di portieri oggi, oltre ad essere ancora il portiere del Caltagirone Calcio, indicare le caratteristiche che deve avere un portiere, al primo posto quale ci sta? Quella che ho appena detto, la reattività tra i pali? Al primo posto altezza. Altezza, un portiere alto è sempre un'altra cosa. Non c'è paragone, avere un portiere alto e un portiere basso. Quindi intanto un portiere minimo deve essere 1,85 m, minimo, sto parlando di comunque parlo per poter giocare a certi livelli, professionismo sto parlando, giustamente giocano i dilettanti, c'è gente anche bassa che gioca a 1,80 m, 1,75 m, ecco, allora non voglio, ma non diventerà mai sicuramente un grande portiere a livelli di Serie C, Serie B, Serie A, secondo me. Certo, poi, a meno che ci sono casi e casi, come, che ne so, Peruzzi, ma sono casi, quelli erano campioni, e sono casi molto rari. Marchegiani, che non era neanche tanto alto. Se tu vedi i portieri attuali in Serie A, sono tutti alti. Donnarumma, Handanovic, Buffon, tutti, la maggior parte. C'è, cioè, uno basso, non me lo sto ricordando io, a meno che, non lo so se c'è. Quella è la caratteristica fisica, secondo, diciamo, principale, secondo l'altezza. Me sì. Poi, secondo me l'altezza. Poi? Se poi è rapido, è reattivo, e avendo l'altezza e la reattività, come per esempio Donnarumma, come per esempio Handanovic, già i due doti fondamentali. Cioè sei alto, esci nelle palle alte, facile, vai a prenderti queste palle, vai a terra molto rapido, io penso che c'hai tutto. Però per concludere questo argomento, nel calcio moderno è molto importante anche il senso tattico di un portiere, cioè sì, leggere la partita e quindi soprattutto lo schieramento dei propri compagni, fermo restando che si prova tutto alla, come dire, alla nausea negli allenamenti, però ecco. Sì, hai detto quelle più importanti, ecco. E io ho risposto, ma ci sono altre doti, tipo avere i piedi buoni, a livello tecnico deve essere bravo con i piedi, perché ormai il portiere gioca con i piedi, esatto. Deve essere bravo a capire un compagno quando è libero e dargli la palla per farlo partire magari rapidamente, velocemente, sono cose che però secondo me vengono dopo, perché quelle là possono essere insegnate, ma se un portiere è basso, le doti naturali, quelle sono, non si può prescindere da quelle, insomma. Non puoi fare niente, quello si può insegnare, ma l'altezza, giustamente, geneticamente, se non sei, non so, predisposto, non puoi. Certo, non puoi... Certo, ci mancherebbe. Perfetto, allora, molto interessante quello che ci ha detto Polessi a proposito, insomma, del difficile ruolo del portiere. A questo punto le dichiarazioni a caldo, iniziamo con quella di Mister Buoncompagno. Partita sostanzialmente equilibrata, ma chi ha rischiato, si è rischiato qualcosa? Ma noi abbiamo rischiato, abbiamo concesso qualche calcio d'angolo di troppo, quindi era possibilmente meglio evitarli se qualora si poteva fare, però
una partita classica che abbiamo pensato più a non prendere che a darla. A proposito di calcio d'angoli, probabilmente la palla gol più ghiotta è proprio stata sul calcio d'angolo, sulla testa di Ruscica, è esagerato dirlo? No, la palla più limpida, ma un'occasione simile l'ha avuto pure America, su azione, su cross di Alma se non sbaglio, sì, sì. Però lì devi fare gol, se ti capitano queste due occasioni una delle due deve essere dentro, che non so se ti capita di nuovo, quindi dobbiamo essere anche sotto questo punto di vista più cinici e a concretizzare quella rara occasione che ti capita. Comunque è stata sostanzialmente una buona partita dal team che tu guidi, ancora una volta eccellente la prestazione di Amadou, come anche buona quella di Alma. Chi deve recuperare in questa squadra che potrebbe dare di più secondo te? No, ma tutti, oggi ne mancavano quattro, quindi quattro titolari che quando ce li ho disponibili fanno sempre, entrano sempre in campo, quindi avere quattro titolari assenti è un po' pesante, quindi devo rimproverare i ragazzi soltanto che siamo stati un poco timidi per cercare di fare delle trame, quello devo rimproverare, quindi non so da che cosa è dovuto, forse ti ripeto, è stato più dal fatto che abbiamo pensato a difenderci più che a offendere, questo non deve succedere perché a mio avviso si poteva giocare come sappiamo e cercare di costruire delle trame più importanti e crederci di più. Poi quando però poi guardi il campo e vedi Ruscica che ha giocato con una puntura, la Marana pure, Floridia idem, quindi alla fine un punto e ci siamo zitti e ce ne torniamo. Infatti, rispetto a quello che era, come dire, la vigilia, quella che è stata la vigilia di questa importante partita, lo ha sottolineato, non avevo parlato prima, quattro importanti assenze, due difensori centrali, italiano e genovese, per squalifica, e poi non disponibili l'attaccante Scher, così come Susso. E ieri un attimino, se vogliamo, no, Nicola, si è sentita la mancanza a centrocampo del giocoliere Susso, ma non è soltanto bravo sul piano tecnico, ha tanto imparato sul piano tattico e poi la sua velocità è sempre determinante in termini difensivi e anche offensivi. Ma ti chiedo, se tu in qualche modo dovessi descriverlo, con quali parole parleresti di Susso? Che giocatore è e che cosa soprattutto può diventare? Susso è un ottimo giocatore. Secondo me quest'anno, rispetto all'anno scorso, sarà l'eccellenza, magari la categoria. Io questo non l'ho potuto capire. Ci ho parlato alcune volte di questo discorso, proprio di questa cosa. Ha reso meno rispetto all'anno scorso, se ti ricordi. L'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato su Sol. Quindi non so se è l'eccellenza che è più pesante o magari un periodo perché ha avuto una bambina ultimamente, magari era un po' distratto di tutte queste vicende, magari io non so c'è cosa scatta a livello mentale per un ragazzo così giovane, avere una figlia che magari la ragazza era incinta. Sono cose un po' che possono scattare e possono, secondo me quello è stato, perché Susso è un grandissimo calciatore e ripeto a dire, io l'anno scorso per farlo diciamo restare qui avrei fatto la qualsiasi cosa, cioè se io fossi stato allenatore, fossi stato una società, infatti lui è qua con noi, però quest'anno se devo essere obiettivo e devo essere sincero, secondo me rispetto all'anno scorso ha reso meno, eppure è vero che quando, anche se ha reso meno, è un uomo molto importante, perché io secondo me se ieri, cioè ieri ci è mancato tanto, secondo me se ieri lui fosse stato là potevamo fare di più. Ha fatto per esempio bene quest'anno a Paternò, ha fatto una grandissima partita, cioè quello era il Susso che conosco io, cioè io infatti a fine gara sono andato da lui, gli ho fatto i complimenti, detto sei il Susso che conosco io, gli ho detto proprio così, oggi sei stato il Susso che conosco io. E ieri probabilmente sarebbe stato determinante perché soprattutto nel secondo tempo il Pistolino ha lasciato parecchio spazio là dietro e allora se qualcuno a centrocampo, fermo restando che la Marana è molto bravo, ma avesse giocato in coppia con la Marana
avesse velocizzato un po' meglio la ripartenza, chissà, non parleremo di un'altra partita. No. Sì, 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 anche la Mai è un ottimo giocatore, un bravissimo giocatore. E se erano assieme ieri ci potevano fare e potevano dare di più, secondo me. Senza nulla togliere agli altri che erano in campo, ovviamente, giusto? Senza offendere nessuno. Però, secondo me, se tu c'è in campo la Mai, Susso, secondo me qualcosina in più si poteva fare, però è troppo facile con il senno di poi, parlare. Troppo semplice. Va bene, parleremo ovviamente anche di La Marana, come anticipato all'inizio della nostra trasmissione. Abbiamo un'intervista interessante che ascolteremo nella seconda parte. Intanto però sentiamo l'altro tecnico, Ezio Raciti del Pistolina. Finisce 0-0, ma in realtà tutte e due hanno rischiato di poterla vincere questa partita. Che cosa è mancato? Ma sicuramente non è mancato il gol. Abbiamo avuto qualche occasione rischiando pochissimo, d'altronde, solamente una volta sul calcio piazzato, sul calcio d'angolo. Per il resto era una partita difficile, sapevamo che il Caltagirone aspetta per ripartire perché lì davanti ha tre giocatori importanti. L'abbiamo preparata bene, però non siamo riusciti a vincerla. Rimane inalterato il discorso salvezza, ma c'è una giornata in meno e questi 4 punti di vantaggio, come dire, sono un tesoretto importante per il Pistolino. È tutto da conquistare ancora la salvezza? No, la conquista ancora è tutto da conquistare per tutti, anche perché il campionato continua ad avere delle squadre che falsano il giusto andamento del campionato. Purtroppo squadre che la settimana prima magari lottano per un punto, la settimana dopo non si presentano, poi rientrano e giocano. Cioè, il campionato è molto falsato e di conseguenza ancora è tutto a gioco. Non lo so, io credo che il Caltagirone e il Pistolina abbiano qualcosa in più delle altre, però una delle due inevitabilmente rimarrà coinvolta nei play-out, almeno che riusciamo a conquistare i 10 punti di vantaggio per poterli evitare. Tornando brevemente nel match, è stato più di marca rossonera il primo tempo, quando insomma il gioco mi è sembrato più ordinato, per quanto il Caltagirone si difendesse bene. Che cosa non ha funzionato in termini di finitura? La velocità è venuta meno o il Caltagirone è stato bravo? No, devo dire che il Caltagirone è stato bravo a chiudere gli spazi, marcavano la linea di passaggio interna, di conseguenza dovevamo andare sull'esterno. Andare sull'esterno significava però rischiare le ripartenze loro. Siamo stati un po' prudenti e questo forse ci ha penalizzato, avremmo dovuto usare di più. Rispetto a quello che ricordava Caltagirone, che Caltagirone ha trovato oggi? Ma io, il Caltagirone che ho incontrato all'andata, per me era un'ottima squadra, ben messa in campo, con le distanze giuste tra i reparti e le distanze giuste anche negli uomini di ogni reparto, e ha confermato oggi tutto quello che avevo visto io da allora di buono. Mi sorprende soltanto come mai è ancora là sotto, pensavo che ne venisse fuori, poi i 13 punti conquistati fuori casa diciamo che fanno capire che è una squadra che se riesce a giocare per come predilige, cioè difendersi e attaccare la profondità nelle ripartenze, diventa una squadra pericolosa. Bene, parla bene mister Raciti, la formazione biancorossa si sorprende in un certo senso perché si trovi ancora lì nella undicesima posizione, ma Nicola, insomma, possiamo chiaramente dire che virtualmente il Pistolino è salvo, anche quando fosse raggiunto dal Caltagirone e arrivasse in sest'ultima, già in questo momento ha 10 punti di vantaggio sulla terz'ultima. Per ora è troppo presto per tirare le somme, secondo me. Anche quindi perché fa bene loro, essere prudente allora. Perché loro hanno giocato contro l'Atletico e noi no. Quindi hanno, diciamo, 3 punti in più di noi, anche grazie alla partita contro l'Atletico. O sbaglio, sì. Sì, infatti, contro l'Atletico. Quindi, diciamo scontata la vittoria, come, ma pressa poco scontata. Ecco. Pressa poco, perché si presenta sì la formazione catanese, cioè, ma quindi è come se avessimo un punto in meno a loro, cioè un punto in meno credo che non sia così tanto, perché vedi che loro hanno perso contro i Real Laci e non ti aspettavi magari, noi purtroppo
se vincevamo, o almeno prendevamo un punto mercoledì, staremmo qua a parlare di altre cose che erano loro a stare attenti e non noi. Però siamo a un punticino, secondo me, io ci conto un punticino, perché loro hanno incontrato l'Atletico, noi no, a meno che è all'ultimo istante l'Atletico non fa uno squadrone. Io adesso non voglio fare una battuta, spero, certo. Spero di no, perché andrebbe a falsare il campionato ancora di più. Certo, sta scendendo in campo la formazione catanese per onor, insomma, di firma, con giocatori che non hanno la possibilità di allenarsi costantemente e comunque certamente non perfettamente adatti a questa difficile categoria che è l'eccellenza. La stessa cosa possiamo dire dell'Adrano, che mercoledì non si era presentato contro il Messina, mentre invece ieri è andato a giocare contro l'Avola, perché nel frattempo nella dirigenza adranita c'è stato, come dire, un faccia a faccia, si sta cercando, insomma, di onorare il torneo fino alla fine, e quindi rimane una mina vagante. E come giustamente diceva nell'intervista mister Raciti, falsa un attimino il campionato per queste prestazioni che ci sono state e che ci potrebbero essere. Bene, a questo punto chiudiamo qui la prima parte del nostro Today Sport del 12 febbraio. Come detto prima, tante cose ancora da vedere, intanto le due interviste con il difensore italiano e il centrocampista Lamarana, e poi vedremo anche le immagini più importanti del match Camaro-Real Aci. Camaro, anticipiamo, prossimo avversario del Caltagirone, dopo la breve pausa pubblicitaria.